G7, appello a spegnere il fuoco, Iran e Israele, è in impegno per l'Ucraina. I ministri degli esteri al summit, la necessità è quella di garantire a Kiev i sistemi Patriot per SAMP, ma è stata colpita intanto una base militare nell'area di Sfan. Gli USA sono stati informati, ma nessuno ok a Tel Aviv. Il raid nel giorno del compleanno di Khamenei, analista, in azione mini droni pilotati dall'interno, questa è la fonte israeliana, hanno dimostrato che possiamo colpire sempre. Israele ha seguito la richiesta di agire con buon senso, ha dichiarato il padrone di casa Antonio Tajani nella conferenza stampa finale, in cui più volte ha ripetuto l'appello alla de-escalation tra le parti. Tre droni comunque sono stati abbattuti dopo l'esplosione udita a Isfahan in Iran. I media statunitensi hanno riferito che Israele ha lanciato un attacco missilistico contro un obiettivo dell'Iran, ma non c'è stato alcun commento ufficiale da parte di Israele. Dalla riunione sull'isola Campana è emersa anche una volontà politica molto chiara, dietro impulso del ministro degli esteri ucraino, Dmytro Kuleba, che ha partecipato a una sessione dedicata, di accelerare sulla difesa aerea dell'Ucraina. Teheran minimizza gli attacchi israeliani denunciati e non segnala ulteriori ritorsioni. I media statunitensi comunque hanno ricevuto il preavviso del presunto attacco israeliano all'Iran. Venerdì i paesi di tutto il mondo hanno chiesto ad entrambe le parti di evitare un'ulteriore escalation. L'Arabia Saudita esprime il rammarico per il fallimento della candidatura della Palestina all'adesione all'ONU. Il ministro ha rinnovato l'appello del regno affinché la comunità internazionale si assuma la propria responsabilità nel fermare gli attacchi dell'occupazione israeliana contro i civili a Gaza. Il regno riafferma il suo sostegno al diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione. La Giordania esprime anche sincero dispiacere per l'incapacità del Consiglio di sicurezza di approvare la risoluzione dell'abbattimento di tre droni e su Isfahan da parte di batterie di difesa aerea iraniane. Le forze israeliane hanno dispiegato più truppe nelle aree adiacenti a Rafah e distrutto terreni agricoli nelle zone orientate del distretto. Almeno 34.012 persone sono state uccise e 76.833 ferite negli attacchi israeliani a Gaza dal 7 ottobre. Il bilancio delle vittime in Israele degli attacchi di Hamas dal 7 ottobre ad oggi ammonta a 1.139, con dozzine di prigionieri tenuti a Gaza.